Nello scorso video abbiamo visto, diciamo, il resistore e abbiamo visto la legge di Ohm che ci dà una formula relativa alla resistenza. Stavamo dicendo che oltre un circuito per poter applicare le leggi dell'elettrotecnica che vedremo, oltre ad essere a parametri concentrati, deve anche essere lineare. Un circuito si dice lineare quando tutti i bipoli all'interno del circuito sono lineari. Ad eccezione dei generatori indipendenti di tensione o di corrente. Quando è che un bipolo si dice lineare? Un bipolo si dice lineare se la sua caratteristica esterna è lineare. Caratteristica esterna, imparate questo nome perché è importante. La caratteristica esterna sarebbe la relazione che lega la tensione e la corrente ai capi del bipolo, sostanzialmente. Il resistore ovviamente è un bipolo lineare. Infatti, dalla legge di Ohm dovresti sapere che la sua caratteristica, cioè quella relazione che lega tensione a corrente, è una retta passante per l'origine. Quindi, ovviamente, è lineare. Infatti, è una cosa di questo tipo. Qui abbiamo la corrente, qui abbiamo la tensione V, e ovviamente è una cosa di questo tipo. Perché, sostanzialmente, se voi ricordate, la legge di Ohm cosa vi dice? Che la tensione è uguale ad R'. Questa è una relazione fondamentale, dovete saperla, altrimenti non potrete risolvere nessun circuito. Quindi, per adesso cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un circuito deve essere a parametri concentrati e deve essere lineare. Per essere lineare, tutti i bipoli del circuito devono essere lineari, altrimenti non si può fare. Ora, l'altra ipotesi che dovete mettere, siamo alla terza, è che il sistema sia, si dice, tempo invariante. Tempo invariante cosa significa? Significa che la sua caratteristica esterna, la caratteristica esterna dei bipoli, tutti i bipoli, deve essere una costante. Chiaramente, per il resistore è tempo invariante. Perché? Perché se voi fate, dividete questa espressione per I, avrete che V diviso I è uguale ad R, ma R è una costante. In realtà, quando cambia troppo la temperatura, cioè all'aumentare della temperatura, in realtà la R varia, ma noi supponiamo che R rimanga costante. Quindi un circuito deve essere a parametri concentrati, deve essere lineare, deve essere tempo invariante. Tempo invariante significa che la caratteristica esterna di tutti i bipoli deve essere una costante. E ovviamente in questo caso lo è perché R supponiamo essere una costante. In generale lo è se non cambia troppo la temperatura. Se ovviamente un bipolo non è tempo invariante, ma è tempo variante, la sua caratteristica esterna può essere rappresentata tramite un fascio di rete. Un fascio di rete proprio perché il suo parametro, il parametro del resistore, per esempio, del bipolo, il parametro del bipolo cambia. Quindi ovviamente nel momento in cui cambia, la retta si sposta, quindi abbiamo un fascio di rete. E in quel caso non si possono applicare le leggi dell'elettrotecnica, cioè queste tre condizioni devono essere verificate, altrimenti non si può applicare, non si possono applicare. Ora, che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a vedere, abbiamo visto la legge di Ohm, andiamo a vedere il concetto di conduttanza e poi andiamo ad esaminare la legge di Ohm. Da questa possiamo ricavare che R, che si misura in ohm, è uguale a volt su ampere, ovviamente. Quindi volt su ampere. Ok. Che cos'è la conduttanza? La conduttanza è definita come l'inverso della resistenza e si indica con la lettera G grande. Quindi 1 diviso R grande è uguale a G grande. Vediamo l'unità di misura, vediamo a che serve. L'unità di misura cos'è? L'unità di misura è 1 su ohm, cioè ohm alla meno 1, l'inverso dell'ohm, che è uguale al Siemens. Quindi la conduttanza si misura in Siemens. Che cos'è la conduttanza? Visto che è l'inverso della resistenza, la conduttanza non è nient'altro che una misura di quanto il materiale
quanto il materiale sia favorevole al passaggio di corrente, cioè è la capacità di un materiale di far passare la corrente, ovviamente. Ovviamente, una volta che conosciamo la conduttanza, che in realtà si usa ben poco negli esercizi, però dovete saperla, dalla conduttanza possiamo esprimere in maniera diversa la legge di Ohm. Come? Dividiamo tutto qui, dividiamo tutto per R, che cosa otteniamo? V diviso R è uguale a D, ma 1 su R è G, e quindi che significa? Significa che G per V è uguale a D. La relazione si trasforma in questo modo. È la stessa identica cosa, ovviamente. Ma questa, quello che si usa è quella con la resistenza. Ora, come abbiamo già visto, ad ogni bipolo abbiamo ai capi, ai morsetti del bipolo abbiamo una tensione, e il bipolo di solito è attraversato da una corrente. Anche per il resistore vale questa cosa qui. E in base a questo, abbiamo il segno alla legge di Ohm. Che cosa voglio dire? Allora, consideriamo questi due esempi. Abbiamo i due resistori, dove però ad uno abbiamo qui la corrente I e la tensione in verso opposto, V. Cioè stiamo applicando la convenzione dell'utilizzatore, ovviamente. Quindi stiamo supponendo di applicare la convenzione dell'utilizzatore. Poi qui, sempre applicando la convenzione utilizzatore, abbiamo che I e V sono nello stesso verso. V. Ora, che cosa succede? Vediamo da questo lato qui. Da questa qui, che cosa dobbiamo scrivere? La legge di Ohm. Cioè, possiamo scrivere che c'è una caduta di tensione sul resistore pari ad R per I. La caduta di tensione è dovuta al fatto che sul resistore passa corrente. Quindi, quando passa corrente sul resistore, c'è una caduta di tensione. Anche qui possiamo scrivere la caduta di tensione V uguale a R per I. Però c'è da chiedersi come mai, anche se sono di verso opposto, sono uguali. In realtà non sono uguali, ma si differenziano per un segno, cioè va un segno meno qui. E adesso vediamo il perché. Allora, qui perché non va un segno meno? Non va un segno meno perché se la tensione è verso il basso, ciò significa che questo è il punto A, questo è il punto B. Ciò significa che V di A, il potenziale in A è maggiore del potenziale in B. Ma la corrente sta andando da A a B, il che è giusto, perché la corrente va intuitivamente, la corrente va dal potenziale più alto al potenziale più basso. Invece qui succede al contrario, perché? Perché la tensione è verso l'alto, e quindi che significa? Se questo è B e questo è A, significa che V di B è maggiore di V di A. Ma la corrente sta andando da A a B, quindi va al contrario, cioè va dal polo più basso al polo più alto, cioè va dal polo al potenziale più basso al polo al potenziale più alto, quindi va contro il campo elettrico sostanzialmente, quindi deve compiere un lavoro negativo. Quindi che significa? Significa che se applicate la convenzione dell'utilizzatore, e applicherete la convenzione dell'utilizzatore, dovete mettere ai capi del resistore corrente e tensione opposti, altrimenti per mettere la legge di Ohm normale, altrimenti potete metterle nel segno uguale, però dovete ricordarvi di mettere un segno meno, e ovviamente non è tanto conveniente. Quindi questo è quello che bisogna sapere. Sostanzialmente conviene applicare la convenzione dell'utilizzatore, quindi ad ogni bipolo, resistore, induttore o condensatore, mettere la corrente e la tensione in verso opposto. Perché in questo modo dalla legge di Ohm ci verrà un segno più. Vedete? Ok. L'ultima cosa che ci è rimasta da vedere sul resistore è la seguente. Riprendiamo la legge di Ohm e analizziamola. V uguale a R per I, cioè la caduta di tensione sul resistore è uguale a V è uguale ad R per I. R per I se ovviamente utilizzata la convenzione dell'utilizzatore, quindi la tensione e corrente sono in verso opposto, altrimenti va il segno meno. Ora, che cosa succede alla resistenza? Vediamo due casi limiti. Allora, caso 1, che sono molto utili e sono importantissimi. Caso 2, caso 1, caso 2. Al caso 1 qual è? Quando
quello in cui la resistenza tende ad un valore infinito. Cioè, facciamo il limite per R che tende a infinito di questa relazione qui. Quindi di V uguale a R per I. Ma V uguale a R per I, come si può scrivere? Si può scrivere I uguale a V diviso R. Quindi scriviamola qui, il limite per R che tende a infinito di V diviso R. Ma se R tende all'infinito, questa quantità va a 0. Tende a 0, quindi che significa? V su R è I e quindi I tende a 0. Quindi cosa stiamo dicendo? Che se la resistenza, che è logico, se la resistenza tende all'infinito, cosa significa? Significa che siamo in un isolante, cioè siamo in condizione nella quale non passa corrente in pratica. Quindi, ovviamente, se la resistenza è troppo grande, infinita, chiaramente si oppone molto al passaggio di corrente, quindi la corrente tende a non passare del tutto. Quindi tende proprio a non passare. Quindi, che significa? Che la corrente I è uguale a zero. Questa cosa qui si esprime tramite un bipolo che si chiama circuito aperto. Quindi questo è quello che si chiama circuito aperto. Il circuito aperto si indica in questo modo, un aperto. È come se avessimo un filo normale, come se avessimo un filo tagliato, in sostanza. In questo bipolo la tensione V in genere è diversa da 0, ma I è uguale a 0. Quindi il circuito aperto, che è questo qui, che cos'è? Il circuito aperto non è nient'altro che un bipolo dove la resistenza tende ad infinito. Quindi la corrente non passa. Quindi se in un circuito vedete un circuito aperto, in quella parte del circuito la corrente non passa. Ok, vediamo l'altro caso limite, che è anche importante. L'altro caso limite qual è? Quello di avere un limite per R che tende a 0. Se la resistenza tende a 0, che cosa succede? Usiamo questa formula qui, il limite per R che tende a 0 di R per I. Ma se R tende a 0, questo a che cosa tende? Tende a 0. Quindi che significa? Che V tende a 0. Quindi cosa stiamo dicendo? Che se cosa stiamo dicendo? Che se la resistenza tende a 0, la tensione tende a 0. Questa cosa qui ha un nome particolare, si chiama cortocircuito e si indica con un filo conduttore, sostanzialmente un filo normale. Quindi il filo conduttore, dove non è presente nessun bipolo, si chiama cortocircuito. Ed è un bipolo. Un bipolo come? Un bipolo fatto nel seguente modo: la sua corrente in genere è diversa da zero, ma la sua tensione è necessariamente uguale a zero. Quindi se questo è il punto A e questo è il punto B, allora che cosa possiamo dire? Che se in un circuito trovate un filo conduttore, chiaramente il punto A è uguale al punto B, perché non ci sono elementi di mezzo. E quindi VA meno VB, che è uguale a VA, è uguale proprio a 0, perché è lo stesso punto. Quindi cosa abbiamo detto quindi? Abbiamo scoperto altri due bipoli. Dalla legge di Ohm abbiamo scoperto altri due bipoli che sono importanti perché nei circuiti capitano. Il primo bipolo è un circuito aperto e si indica in questo modo, un filo tagliato. In questo caso la tensione è diversa da 0 in genere, ma la corrente è 0. Invece, se R tende a 0, abbiamo un cortocircuito che è un filo conduttore e in questo caso la tensione è 0, ma la corrente può essere diversa da 0. E con questo abbiamo terminato la parte sui resistori. Nel prossimo video andremo nello specifico e andremo a vedere le cosiddette leggi di Kirchhoff, che sono forse le leggi più importanti dell'elettrotecnica, perché senza sapere quelle, l'esame non lo passerete. Ci vediamo al prossimo video.